Con il Quirinale. Vogliamo saperne di più su sto sciopero dei carabinieri. Sì, come mai? Ormai ogni tanto non si sa. Mo vediamo, chiama. Allora, chiamiamo il Quirinale e sentiamo se c'è il Presidente della Repubblica che in qualità supremo delle forze armate, se riesce a sciogliersi dalla cuffia, dovrebbe rispondere, sempre qua. E dicevo, il capo supremo delle forze armate, proviamo a telefonare. Centralino Quirinale, buongiorno, passo, sì. Scusate ma c'è un po' di confusione. Ho capito, sentiamo, ma cos'è successo, scusi? È stato appena smettato un attentato nel palazzo presidenziale, ragazzi, È concitata l'atmosfera. La sicurezza ha portato qui nella mia guardiola lo squilibrato che ha provato ad aggredire il presidente. Squilibrato. Ma è uno scoop questo. Può chiedergli una dichiarazione subito? Sentiamo. Un attimo, ci provo. Sì. Vieni qua, brutto fio da vieni qua. Sentiamo chi è, sono curioso. Sono Gianni Morandi. Sempre lui. Ma Gianni, ma perché? Non ce l'ho fatta più. Volevo fare una. Ogni tanto gli scappa una nota. Partita di calcio fra la nazionale cantanti e la nazionale presidenti. Come nazionale presidenti? Presidente uno solo. Ma non stiamo a cercare scuse. Vi mando accusa a gettare un po' di napalm in via Asiago. Vabbè. Senti. Ti aspettiamo. Nel frattempo possiamo parlare col presidente? C'è lo sciopero dei carabinieri. Un attimo. Vi passo il centralino? Sì, sentiamo. Un attimo. Uè, centralino. Questa è la musichetta del centralino del presidente napoletano. Risponde. È il centralino automatico del Quirinale napoletano. Sì. Se desiderate la pastiera napoletano con la teglia a forma di arco costituzionale, digitare 1. No, non ci interessa, grazie. Se desiderate l'ambre magic per la vostra auto al profumo di Napoli durante lo sciopero della nettezza urbana che non serve da deodorante ma da antifurto, digitare 2. No. Se desiderate l'iPod napoletano con le playlist rimasterizzate da un cugino di Peppino Di Capri, digitare 3. Neanche questo, vorremmo parlare col presidente. Un attimo che si è liberato, ve lo passo. Bene, sentiamo. Care paesane e care paesane. Presidente, buongiorno, la blocco subito. Cosa ci dice di questo sciopero dei carabinieri? È un momento molto delicato. Sì. Qui sono in gioco... Sì. La carta dei diritti del lavoratore. Bravo. La carta dei diritti umani. Bravo. E la carta costituzionale. Sì. E quando sono in gioco le tre carte io sicuramente sono un grande esperto. Certo. Da giovane tenevo un banchetto fuori alla Duchesca. E il combar lo faceva Pietro Ingrao. Vabbè, presidente, sorvoliamo. Pensiamo a dare un messaggio alla nazione invece. Certo, Ballini, tengo un messaggio fresco. Bene. Appena arrivato dalla pasticceria insieme alle sfogliatelle. Care paesane e care paesane, Kist è un paese rosula. Kisto è un paese romano. Kisto è un paese aro tutte parole so dolce o su amore. Sono sempre parole d'amore, presidente, dai. Baldini, conoscete già il mio discorso. Cioè, non è che. Vabbè. E lo dico, ci sto a fare. Vabbè. Che ci sto a fare? Non è che. Vabbè. Allora, sapete che vi dico? Chiudiamo qua. Vi saluto. Viva l'Italia. Viva la Costituzione. Forza Napoli. Forza Vinicio. Olione. Grazie al presidente napoletano. Del nostro bassista, l'hai vista? Eccolo qua. No, oggi sciopero dei carabinieri, il cellulare non prende.